venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la cella numero 1, dove Padre Pio ha trascorso tanti momenti intensi e significativi, insieme all'altra cella, la cella numero 5, dove nel 1917, il 24 gennaio, dalla cella numero 5, lui ha scritto questa lettera a Padre Agostino, dove gli racconta che Gesù è sempre con lui, ma allo stesso tempo gli racconta anche della direzione di alcune anime che gli sono state affidate, e poi sottolinea come le ombre, ecco, le ombre si vanno sempre più intensificando. Ecco, lui scrive: ho alzato forte la mia voce al cielo, lamentandomi fortemente al buon Dio e pregandolo che avesse continuato a sempre assistervi, allontanando dal vostro capo qualsiasi sventura. Ma che volete, la prova non veniva se non dal cielo, e perciò lo stesso cielo era divenuto per me di bronzo. Solo questa mattina, scrive Padre Pio, ho sentito che Gesù è sempre con voi. E poi ancora va avanti in questa lettera, raccontando della direzione spirituale oppure di alcune anime che gli vengono affidate. Ecco, soverchiamente poi vi siete afflitto per quella povera anima di San Marco, e forse la cagione principale ne sono stato io stesso col non aver messo in chiaro il vero stato di quell'anima. Io voglio intendere che quell'anima veniva fortemente provata ancora da Gesù, ma che da lui, di lui assistenza, non veniva affatto a mancarle. Inoltre quella poverina combatte estremamente ed in nulla la cede al nemico. Quindi, mio buon padre, state tranquillo, poiché quell'anima combatte da forte e ne riceverà certamente il premio riservato a Gesù. Appena poi Gesù me lo permetterà, scrive ancora Padre Pio, scriverò suggerendole tutto ciò che Gesù vorrà. Veramente io non sono donde proviene che nello scrivere a quest'anima io non mi sento quasi affatto di scriverle spesso e a lungo. E intanto, tramando sempre nel doverle scrivere, venendo meno qualche volta ai principi più elementari di urbanità. Riguardo a quell'altra anima, racconta Padre Pio, di cui più volte mi avete dimandato, non posso dirvi nulla, perché nulla ho ricevuto da Gesù. Che volete, padre, racconta Padre Pio, debbo ancora confessarvi che di quest'anima, quando sono davanti a Gesù, me ne dimentico, contro mio volere e desiderio, completamente, e non rammento mai di averla presentata a Gesù. Ma di che colpa io ho? Gesù ormai ha scelto un bel mezzo quando non vuole parlare di qualcuno, me ne toglie la memoria dinanzi a lui, e così, per non essere accusato di mutismo, riserva la colpa sulla mia smemoratezza. Fiat, oramai si è capito che debbo aver torto da tutti, dal cielo e dalla terra.